Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Rimangono soltanto Milano Cortina e Stoccolma a giocarsi le Olimpiadi invernali del 2026. Infatti, nella notte italiana di ieri, anche Calgary è caduta, la candidatura di Calgary, la città canadese, è caduta proprio in virtù del referendum svolto in Canada, che ha espresso il no alle Olimpiadi. Infatti lo slogan, tra l'altro, del voto no era 3 settimane di festa, 30 anni di debito, e quindi i cittadini si sono esposti e si sono esposti con il no. A questo punto rimangono appunto Stoccolma, che comunque ha una candidatura, diciamo, abbastanza singhiozzante, non è una candidatura solida, e invece appunto quella più solida sembra proprio la candidatura italiana di Milano Cortina. Milano Cortina che sembrano davvero avviarsi verso la vittoria di questa candidatura e quindi l'assegnazione delle Olimpiadi all'Italia, che si assegnerà nel prossimo giugno. Insomma, sarebbe davvero, come ho detto anche in altri video, un ottimo evento per l'Italia. E soprattutto questa di Calgary è la terza candidatura che salta dopo quella di Sion in Svizzera e quella di Graz Schladming in Austria, proprio sempre a causa dei motivi economici. E a questo punto, infatti, l'Italia davvero si avvia verso un'Olimpiade che davvero riporterebbe il grande sport in Italia. Non sarà un'Olimpiade, tra l'altro, dispendiosa, come ha detto il presidente Malagò, ma sarà un'Olimpiade a risparmio. Insomma, speriamo che la CIO, ragazzi, ci faccia questo regalo. Probabilmente sì, perché comunque Milano e Cortina, ragazzi, sono dei luoghi storici alla fine per gli sport invernali. Invece, magari farlo appunto come si è fatto a Pyeongchang quest'anno, comunque perde un po' di fascino l'Olimpiade, perché non sono davvero luoghi storici dove sono nati gli sport invernali, come potrebbe essere invece l'Italia con le Alpi. Insomma, speriamo, 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 una candidatura che prende sempre più vigore e davvero che adesso è sempre più vicina a una conquista appunto dei giochi a cinque cerchi, che sarebbe davvero importantissima per il nostro paese a livello sportivo e di audience. E voi ragazzi, lasciate tanti mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate. Noi arrivederci ragazzi, al prossimo video.